Allora, continuiamo la nostra trasmissione occupandoci di politica, politica regionale, ma che ha riverberi ovviamente a livello locale. Benvenuto al portavoce di SEL di Caltagirone, l'ingegner Costantino Laureato. Non ho avuto un dubbio, dico, è architetto, non mi ricordo bene, no? Ingegnere, come stai? Io sto bene, nonostante quello che accade attorno, e cioè credo che la piattezza che si respira sia localmente che regionalmente è qualcosa che possa veramente smontare anche l'animo più volenteroso. Piuttosto. Tutt'altro a livello nazionale, e per cui sappiamo che quello che il governo sta preparando non ha tutti i riscontri e che soprattutto sui temi si stanno innestando ipotesi di lotte e di battaglie che renderanno caldo questo autunno. Però Costantino, io dobbiamo fare una riflessione serena, se fosse possibile, non noi due in generale, su questo argomento. In un momento di crisi, quale quello che sta vivendo non solo l'Italia, ma diciamo il continente, tutta l'Europa, magari non è colpa dell'Europa, la globalizzazione, eravamo maturi perché la tecnologia ci ha ribaltati d'emblée praticamente in questa mondializzazione, in questa globalizzazione. Ma è anche vero che la storia è contrassegnata, siccome la storia ha corsi e ricorsi, i momenti di grande crisi sono stati sempre pericolosi perché hanno innescato processi che hanno mortificato la democrazia. Non ultima, ricordo negli anni 80, la Thatcher dovette fare delle scelte nella civilissima e democratica Inghilterra, dovette fare delle scelte economiche, incidendo sul welfare, sul lavoro, in modo deciso. Sì, ma infatti Ora, quello che stiamo passando in questi mesi, ora io non sono un renziano, qua non si tratta di essere però, renziani. bravissimo, però voglio dire, fino all'arrivo di Renzi, abbiamo avuto politici nella normalità, che hanno cercato di fare le cose normali, quindi utilizzando gli stessi canali della concertazione, di sentire prima di decidere, il decisionismo, che è sempre mancato. Oggi questo signore, non eletto, perché è stato catapultato, diciamo che dentro il partito stesso ha vinto le primarie in seconda battuta, ma voglio dire, gliel'hanno fatte vincere, ecco, perché avevano bisogno di un personaggio diverso. Le europee, sull'onda di questo entusiasmo, di questo ottimismo, indubbiamente il PD ottiene un risultato che oggi lo ascrivono tutto a Renzi o al PD. Io ho qualche dubbio, diciamo, no? Però indubbiamente, vedendo la storia. Ecco, in un momento di crisi come questo, come l'Inghilterra l'ha avuto e l'ha affrontato con la Thatcher negli anni Ottanta, io credo che ci vuole qualcuno che bypassi, ci vuole qualcuno che dia fermezza, che ci vuole qualcuno che abbia la determinazione svincolato dai partiti, ma creando un consenso con la gente. In questo momento, che se ne possa dire? I sondaggi danno le scelte di Renzi condivisi quasi per il 50% della popolazione italiana. Vero è che La stessa poi, cosa succedeva con Berlusconi. vero è, ma siamo diversi comunque. La Noi, insomma, crisi di Berlusconi era ancora all'inizio. non ha Dai, importanza. Berlusconi ha avuto tante disgrazie, ma anche politicamente, io ricordo nel 2001, quando si insediò, ci fu l'attentato alle Torre Gemelli, là ci fu un crollo mondiale,
No, il crollo mondiale è stato determinato da un altro fattore, sì, non sì, dalle bolle temporalmente sono le bolle, ricordiamo, le bolle scoppiate, sì, in sì, America, ma voglio dire, è tutto successivamente a queste tensioni planetarie che si sono innescate, poi le bolle, tutte, vabbè, poi ci sono state le diversificazioni. Ma per tornare al nostro, voglio dire, in questo momento forse storicamente abbiamo bisogno di un Renzi. Io ieri ho ascoltato Renzi e l'intervista fatta con Canale 5, vabbè, ci siamo capiti, non so, non mi ricordo, pomeriggio 5, una cosa del genere. Ma guardavo e osservavo la determinazione, la non diplomazia. Quando dice, ma lei c'ha tutte le regioni apprese, e quello dice candidamente, se ne facciano una ragione. Ma non è così che si può fare. L'ho capito. Che si fa politica, sì, sì. Costantino, e si concerta, no, no, si la riflessione che altri. Ti volevo dare era un'altra. Cioè non ha senso un atteggiamento di questo la genere. La riflessione, perché... scusami Costa, sì, no, fammi finire questo perché sì, vabbè, poi, ci stiamo confrontando noi due. Poi dirò la una riflessione, figurati, immagina. In questo momento Renzi sta riuscendo a dare un pizzico di, ma nel contempo sta cercando di affondare il coltello nella burocrazia, nella pubblica amministrazione. Ieri c'era un'indagine, credo ieri, su Repubblica, su tutte le incompiute, tutto il disastro economico che è la macchina siciliana. I dirigenti, gente praticamente a Castelvetrano e ce n'è più di quanto ce ne debba essere a Palermo, cioè voglio dire, gente che ha una scrivania ma non sa neanche cosa produrre. Voglio dire, ora Renzi sta non curandosi né dei sindacati né delle burocrazie né delle istituzioni, si è messo là di buon buzzo, ha l'assenso e la copertura del capo dello Stato, perché di questo si tratta. Perché la copertura più grande è quella del capo dello Stato, che responsabilmente probabilmente ha uno spettro un po' più chiaro rispetto a tutti, è un po' più svincolato, vuoi per l'età, vuoi per l'autorevolezza, vuoi per tutti gli anni oltre il settennato a cui ancora si sta prestando, non so se suo malgrado, con piacere o meno, però voglio dire... È chiaro che praticamente quest'uomo, Renzi, sta cercando in tutti i modi di fare presto, perché sa che se dovesse concertare tutte le sue scelte con le conferenze Stato-Regioni, con i sindacati, è chiaro che praticamente questo pachiderma non si muove. Però posso Stop. Dire adesso Giusto, una no, cosa. Adesso a te. Allora, questa è una riflessione. Questo quadro che tu prospetti e che dici che è accettato da... Ma questi dalla gente. Sondaggi danno, Sì, però pone un problema di fondo, e cioè siamo disponibili a rinunciare alla democrazia? Siamo disponibili? No, ho detto questo però, Costantino. Ho capito, e io non sono disponibile. Ma io ho detto questo. Cioè, stiamo pagando un prezzo in termini di democrazia. Ho capito. E su questo non siamo d'accordo. Ma da manco io, figurati. Perché il problema di fondo qual è? È vero che c'è la crisi ed è vero che è necessario anche affrontarla con alcune volte con scelte che sono anche impopolari, discutibili, ma il concetto di discutibile è un concetto democratico. Se tu invece tranci completamente i rapporti con i vari livelli, che non sono solo i sindacati, ma sono anche le regioni, abbiamo detto, sono anche i comuni, perché... E sono anche, se vogliamo, non tanto SEL, quanto la loro posizione interna, che viene tacitata continuamente come piccolo sparuto drappello di, così, di dissidenti che passano il tempo a fare chiacchiere. Allora, questo tipo di atteggiamento a noi non serve, noi non possiamo tornare indietro all'età del regime. Non abbiamo bisogno di questo, noi abbiamo bisogno invece di sederci a tavolino e affrontare i problemi sapendo che ciascuno deve fare possibilmente una rinuncia. Su questo siamo d'accordo. Gli stessi sindacati non hanno detto no a priori, hanno detto no nel momento in cui hanno cominciato a vedere che l'atteggiamento era di rifiuto netto del dialogo. Giusto. E allora è chiaro che a un certo punto una organizzazione come la CGIL, nella quale faccio presente la stragrande maggioranza sono iscritti del PD, almeno per quanto riguarda i dirigenti, eppure tutta la CGIL si sta muovendo per il 25. Allora, quello che questo noi... dà la cifra però. Esatto, però dà la cifra anche di una cosa,
che il dialogo è stato tranciato nettamente. Un altro aspetto voglio dire, la questione crisi va affrontata non sempre allo stesso modo, perché qui anche le prospettive che si preparano vanno in una sola direzione, ovvero la crisi la debbono alla fin fine, a conti fatti, la pagherà chi è più debole, perché nel momento in cui tu cominci a dire è necessario ridurre il welfare, vabbè, sarà necessario ridurre il welfare, ma il welfare cosa sottintende? Sottintende il sostenimento e la cura del più debole, non certamente chi come me ha uno stipendio fisso o ha diciamo un certo benessere e può accedere anche alle cure di un certo tipo o a servizi di un certo tipo. Capisci qual è il problema? Allora, anche l'iniziativa, io sono venuto per questo poi in effetti, no? Vabbè, promuovere, sì, ma l'argomento parte da là, io figurate se non accetto la discussione, anzi mi fa piacere. Noi stiamo proponendo un'iniziativa di dibattito, incontro dibattito, proprio perché i temi sono da discutere, non sono a priori già precostituiti, e stiamo proponendo un'iniziativa per giovedì sera su l'argomento Jobs Act, e però abbiamo aggiunto anche lo slogan di questa iniziativa della grande manifestazione del 25, e cioè lavoro, Piazza San Giovanni. Lavoro, dignità, uguaglianza. Sono tre temi sui quali non è possibile transigere. I sacrifici bisogna farli, non c'è dubbio, ma bisogna farli però estendendo, cioè su tutto l'arco degli interessati. Ora, se andiamo a vedere noi le manovre che si stanno preparando, a partire dalla diciamo inutile polemica sull'articolo 18 che viene preso sempre come primo argomento da portare in giro, non si sa per quale motivo, certo. pare che sia lui che risolve il problema. C'è un problema di fondo. Assieme a questi eventuali provvedimenti, esiste qualcosa che riguardano le imprese? Il come l'impresa gestisce i rapporti e le attività. Il problema che viene sollevato dalla Confederazione, dalla CGIL in particolare, la gestione del sistema degli appalti, che prevede che a un certo punto si crei una serie di scatole cinesi, per cui alla fine queste scatole sono in grado di non rispettare i contratti, di non rispettare gli orari, di non rispettare le tutele, i diritti. Allora, su queste cose si può intervenire in modo tale che si dia anche dignità a un lavoratore. L'ipotesi che il lavoratore possa tranquillamente uscire da un'azienda ed entrare in un'altra è un'ipotesi fantascientifica. Lo sanno tutti, il primo di tutti lo sa Renzi. Lui pensa che questo possa risollevare il problema, la questione economica e la disoccupazione in Italia. Altra cosa. Quali sono i provvedimenti che il governo ha intenzione di varare con certezza e con data stabilita su vari temi che riguardano lo Stato? Dissesto idrogeologico, tutela dei beni ambientali, infrastrutture che sono al macello soprattutto nel sud. Cioè su queste cose si può intervenire e si possono creare posti di lavoro? A mio parere sì. Allora, se tutto questo viene discusso, è chiaro che allora si può trovare un punto d'intesa, ma se uno dice no, io i sindacati piangano quanto vogliono, le regioni facciano quello che vogliono, cioè questo tipo di atteggiamento non può pagare, a parte il fatto che, se mi permetti, da quanto tempo è Renzi in carica? 8 mesi. 8 mesi, benissimo. Ancora non abbiamo visto nient'altro che tutte presenze in televisione e dichiarazioni. Adesso cominceremo forse a vedere qualcosa, speriamo, siamo tutti qua pronti. Allora, io mi permetto di invitare la cittadinanza, il qui presente, chiunque voglia ascoltare, giovedì sera noi alle 18 avremo questo incontro dibattito. Lo faremo presso la saletta biblioteca dell'Istituto d'Arte, che gentilmente ci è data disponibile, e diciamo che introdurremo l'argomento tramite l'aiuto del segretario della Camera del Lavoro di Caltagirone, Salvatore Brigadieci, e di una compagna di SEL che è responsabile del lavoro della provincia di Catania, che si chiama Valentina Ruffino.
Ovviamente daremo voce, se possibile, a disoccupati e precari, perché affinché non tanto si faccia una, diciamo, una sterile polemica anti-Renzi o anti-governo, perché la cosa che io mi auguro è che da un lato ci sarà una esposizione evidentemente indirizzata, diciamo, più che altro sui temi della manifestazione del 25, della CGIL, sabato, no? Ma io mi auguro, visto che a Caltagirone esistono tanti renziani, almeno così si erano dichiarati precedentemente nei vari congressi, che venga qualcuno dei renziani a dibattere, perché l'incontro non vuole essere una voce unica, vorrebbe essere appunto un dibattito con chi magari la pensa diversamente. Per cui, cioè, non è a priori contro, ma su quello che leggiamo e su quello che sappiamo finora è chiaro che noi esprimiamo delle opinioni, però vogliamo in questa occasione, soprattutto di giovedì, aprire la nostra disponibilità a discutere anche con chi la pensa diversamente. Se mi permette, aggiungo una sola cosa. Noi pensiamo, e penso che sia desiderio comune, che l'obiettivo di questa nostra azione collettiva, non di SEL, dell'azione collettiva, fermi l'attenzione su un problema che secondo noi è fondamentale nel nostro paese, che è quello del lavoro. Sembra scontato, ma in effetti bisogna sempre ribadirlo. Il problema del lavoro è diventato talmente ossessionante, assillante, che le famiglie ormai vivono con l'angoscia di ciò che faranno i propri figli. E c'è un altro aspetto che purtroppo è spesso, cioè che prende l'animo. Molti soggetti di età avanzata, ma non da buttare via, cioè la cosiddetta mezza età, gente che si ritrova per motivi vari senza un lavoro e non riesce più assolutamente ad avere la possibilità di un'occasione di lavoro. Io conosco un caso di una persona che ha lavorato tutta la vita, che è proprio distrutto dal lavoro, perché lavora in campagna, quindi fatica enorme, che ha fatto una cosa che mi ha colpito, cioè ha detratto una grossa somma per andare a giocare a Gratta e Vinci, ha detratto a sé, alla famiglia, una grossa somma che ha impiegato nella speranza di... A domanda, ma perché togliere sti soldi? Perché fare questo? Perché dice, sono stanco di faticare dalla mattina alla sera e di non avere nulla. E la speranza è che col Gratta e Vinci, possibilmente, se riesco a centrare l'obiettivo, cosa che poi ha creato crisi familiari, eccetera. Certo. Ma voglio dire, allora, in questa prospettiva noi, per piccoli che siamo, per, diciamo, per quello che valiamo, abbiamo pensato che di aprire per esempio ogni giovedì la nostra sede all'iniziativa che abbiamo chiamato Sportello Lavoro, nella quale gratuitamente, senza alcun onere per nessuno, mettiamo a disposizione un computer, una connessione e l'esperienza di alcuni di noi per poter rintracciare in giro per la rete occasioni, progetti, bandi, qualsiasi cosa possa dare un minimo di aiuto a chi in effetti cerca lavoro. È una cosa che, ripeto, fatta volutamente sin da ora, non ha alcuna finalità né economica né politica né elettorale né nulla. È un atto di volontariato che vogliamo fare verso la città per cercare di ritornare a un contatto che in effetti ormai i partiti, le organizzazioni stanno sempre più perdendo, ma anche nella speranza di riconquistare un po' la fiducia di chi da un po' ce l'ha tolta, insomma. Questo è quanto. Quindi io, grazie alla vostra disponibilità,
ribadisco l'invito. Appuntamento per giovedì sera alle 18. Giovedì sera alle 18. All'Istituto d'Arte. All'Istituto Ceramica, d'Arte, no? Sì, Istituto di Ceramica. Lo chiamo così, non lo chiamo. Sì, Jobs Act, e poi come sottotitolo Lavoro, dignità e eguaglianza per cambiare l'Italia. In occasione, ovviamente, ci sarà un tema fondamentale che sarà magari capirne di più di che cosa è questo Jobs Act, però la possibilità per ciascuno di poter esprimere anche le proprie idee, le proprie esigenze, le proprie opinioni su questi, su come vanno le cose, insomma, su come dovrebbero andare. Come va Sell? Allora, Sell diciamo che si mantiene in una certa fascia, perché, sì, perché in effetti anche lei in certi momenti è travolta. Anche lei. Chi è lei? Sell. Sell. Pensavo LED. No. Anche lei subisce ciò che accade nel mondo e in Italia in particolare. Non è facile. Spesse volte, devo dire, questo partito, nelle sue diverse espressioni, sfaccettature, no, storia, perché c'è una storia lunghissima che non si chiama sempre Sell, no. Ma si chiama ogni volta, una stagione c'ha un suo nome. No, non è questo. Vabbè, ma più o meno è questo. No, perché noi siamo fuoriusciti, io parlo per me, siamo fuoriusciti dai DS nel 2007. E quindi sto gruppo, per non disperdersi, assunse il nome di Sinistra Democratica, se ti ricordi. Poi ci fu l'esperienza dell'arcobaleno, che era un'esperienza elettorale. Poi ci fu l'unificazione con alcuni settori dei Verdi e di Rifondazione, e nacque Sell. Poi altre cose, vicende elettorali tipo Sipras, eccetera, sono nomi elettorali, quindi non è che posso. No, non abbiamo fatto tutti questi grandi cambi. Abbiamo cambiato il simbolo. No, i simboli e i nomi, no, la sostanza, l'anima è rimasta quella, dai, che è importante. Ecco. Però voglio dire, sì. Oggi per esempio c'è questo LED che non è da quello a basso consumo, è una nuova formazione politica, uscita fuori da sé. È un gruppo di parlamentari. Siccome è un gruppo molto grosso. No, sono 10 deputati. No, è un gruppo molto grosso quello di Sell, per cui era plausibile che ci fosse. Vabbè, però in compenso qualcuno per esempio degli altri movimenti si è spostato verso Sell, ma non è questo il problema. Allora, il problema di fondo in questi movimenti è di fondo, è di bello e di apprezzare c'è il credo ideologico, che negli altri partiti non c'è, nella buona parte degli altri partiti non c'è. C'è un credo nell'essere, un'idea precisa. Che poi si chiami Sell, o si chiami DS, o si chiami Arcobaleno. Faccio l'elenco dei partiti. Io lo immagino, dove hai militato tu, cominci dal Manifesto. Ma io ho cominciato da Unione dei Comunisti Italiani, Madonna, Servire il Popolo. Quindi eravamo 1960. Quelli di Mao con Libretto. Io ho cominciato nel 68, noi andavamo in giro con le bandiere rosse e i libretti rossi. Di Mao Zedong. Poi c'è stato il PSIUP. Poi c'è stato il PDUP, poi c'è stato il Manifesto, poi c'è stata la Democrazia Proletaria e poi mi sono riposato forse un anno, ho fatto qualche sbaglio in effetti. E facevi l'opinionista Attiworks? Ho fatto anche qualche sbaglio, devo ammetterlo. E poi ho fatto l'esperienza dei DS, che non era tutto positivo, ma comunque ancora un'area. All'interno sicuramente qui localmente non si discute, non è questo il problema, ma anche a livello nazionale diciamo l'area di sinistra si respirava. E quando avete fatto la cassa della sinistra? Quella è stata dopo. L'Ulivo? No, allora l'Ulivo era l'Unione DS, Margherita eccetera eccetera. Poi quando nel 2007 l'esperienza... Quando fatto la casa della sinistra? No, l'abbiamo fatto dopo il 2007. Perché dopo il 2007, poi dopo un anno, credo nel 2008, abbiamo inaugurato appunto questa cosa della casa della sinistra assieme a Rifondazione e a PDC, Partito dei Comunisti. Una bella esperienza fu. Ma insomma... Come idea, certamente. Sì, ma lo è tuttora. Se tutto fosse stato come a Caltagirone, forse la storia sarebbe stata diversa. Ma infatti la cosa brutta... più che altro è quello che
tu qua puoi anche vivere un'atmosfera diversa, Quella dell'Unione del però centro-sinistra, poi ti scontri con certe cose con le che logiche purtroppo, nazionali e ma non regionali, solo nazionale, regionale e provinciale, anche ma provinciali. certo, scusa, anche l'esperienza di Bianco con articolo 4, eccetera, non è che può Certo, essere una chiaro, chiaro. cosa che, cioè, chi Però l'accetta, non c'è l'accetta. da parte vostra un po' troppo avere la puzza sotto il naso No, non è un davanti a problema. queste cose. No, perché il Cioè problema. la tolleranza non c'è. Ma non è un problema di tolleranza, il problema Ma è che per tu. costruire una cosa, voglio dire, domani potrebbe anche essere che con la nuova riforma elettorale, Ma scusa, posso fare un inciso? come Allora, noi abbiamo contribuito, per la piccola parte che siamo, all'elezione, o a, comunque, no all'elezione, alla vittoria di Bersani. Noi abbiamo firmato un patto che era il patto per l'Italia e ne eravamo convintissimi. Quindi noi dobbiamo partire da lì. Cioè, quello è stato il momento in cui tutto è andato a rotoli. Il Non è fatto la prima che. volta. Ho capito, però, diciamo, quando tu mi dici da soli, certo, da soli non possiamo fare niente, né noi, né Rifondazione né altri, Però ma il tante volte fatto. quando siete chiamati ad assumere responsabilità di governo, Lo sto parlando a facciamo. livello nazionale, lo fate, ma avete Ma sempre grandi no! Ma difficoltà, non ci diciamo. dobbiamo rifare all'esperienza Prodi con tutto quello che E ora. beh, ma là sta tutto il Sì, ho trucco. capito, però quando con Bersani si è fatto il patto, il signor Bersani, il compagno Bersani, che vale la pena chiamarlo perché fosse uno dei pochi che è rimasto, ma il compagno Bersani non aveva nessuna intenzione di fare, butto fuori questi e mi metto con Alfano o con Non Berlusconi. voleva, Non l'avrebbe fatto. assolutamente È no. stato purtroppo travolto dalla marea di Grillo, tutte le vicende che sappiamo. L'equivoco 5 Stelle, dai. Esatto. Ora io dico però, all'indomani, quel patto che avevamo firmato Che tutti, fine ha fatto? è certo perché il primo è stato Letta a mandarlo a monte e poi da lì è andata come è andata. Mandato a monte per la storia che ha sempre legato le forze di governo a queste forme di sinistra più a sinistra. Basta, Ho capito, ma allora siete stati sempre birichini, ma dai, non avete è un. sempre rotto le uova nel Ma paniere. non è un problema di rompere le uova nel paniere, ma se tu chiedi per esempio il reddito garantito o il reddito minimo garantito, è un'esigenza, Certo, chiamala chiaro, logico. ideologica, di ideale, cioè, ma a un certo punto è chiaro, in un governo ci si confronterà. Però se un governo ti dice questa cosa si può fare e poi invece non la fa o la mette da canto o la abbandona completamente, non è che possiamo dire sempre sì per stare lì. Prego. Costantino, scusami, in queste ore sta prendendo corpo, magari non platealmente, ma si intuisce dalle battute, no? Renzi vorrebbe costruire un PD o comunque un soggetto politico di centro-sinistra che possa governare l'Italia indipendentemente e non legato ai partiti minori. Berlusconi ieri in un suo intervento auspicava che Forza Italia, o il soggetto che ha in mente, non so quale, lo sa lui naturalmente, mira ad avere il 51% perché vuole governare senza condizionamento di partitine. Ecco, questo quasi sentire di Renzi che riscopre un po' il pensiero di Veltroni, Sì, ma Teatro Massimo. Beltrone fu quello che ci fece fuori pure a noi. Voglio dire, ma l'intenzione era quella perché voleva perseguire l'obiettivo di raggiungere il Ho 51%, capito, ma. non avere i legami quindi dei partitini, L'ho capito. che sono sempre quelli che comunque in un modo o nell'altro scompongono. Ora questa cosa che la chiede anche Berlusconi, quasi un po' per affrancarsi dalla Lega che sta andando troppo a destra, credo a giudizio di Tipo, ma è il molti. bipartitismo che da È dieci anni, l'auspicio che da dieci che anni ora la il prossima tema legge elettorale che dovrà essere fatta, farà fuori tutta una serie di bravissimo, cose. ci siamo capiti. Non c'è problema su questo, lo sappiamo che farà fuori. Ma possiamo dire per il bene dell'Italia siamo contenti? Non è Benissimo. vero, perché la nostra idea di democrazia è che ciascuno possa, nelle percentuali adeguate, esprimere la propria opinione. Noi non la esprimeremo in Parlamento, pazienza, la esprimeremo nelle piazze finché ci saremo. Quando non ci saremo più, ho detto O vi subito, sarà possibile farlo? o vi sarà possibile, o ci sarà possibile farlo. Allora, appuntamento con questa iniziativa del Sì, giovedì.
No, allora, è un incontro dibattito sul Jobs Act. Per giovedì prossimo alle ore 18 all'Istituto della Ceramica di Caltagirone, della biblioteca, dove appunto si tratteranno questi argomenti che sono propedeutici a questa grande manifestazione nazionale che la CGIL ha indetto per sabato 25 e vogliono anche un pochino mettere nella nostra realtà piatta e tranquilla e placida un elemento di dibattito. Non è solo finalizzata a pubblicizzare la manifestazione, chiaro, è che si vorrebbe un po' ripigliare a discutere di qualcosa. Chiarissimo. Dato che non si discute molto, vale la pena di farlo. Esatto. Come questa nostra discussione, varrebbe la pena forse di approfondirla a più voci. Quando vorrai, qualche altra volta. Per quello che può servire. Mi pongo io sempre mi devo scusare problemi. con i telespettatori per essere quasi impresentabile, con barba lunga e tutto il resto. Ma noi abbiamo visto ero cosa, in campagna a fare dei lavori. Un lavoratore, voglio dire. No, diciamo. Grazie all'ingegnere Costantino Raurianti, portavoce di Selle a Caltagirone o nel Calatino? Caltagirone. In bocca al lupo, buon lavoro. Anche a voi, grazie. Pausa pubblicitaria, lascio il microfono al nostro Antonio Navanzino con il suo segmento E ti vengo a cercare. Ripiglia anche lui questa programmazione per la stagione 2014-2015. Subito dopo la pubblicità, Antonio Navanzino con E ti vengo a cercare, credo, col maestro Mario Vaccaro. Ci vediamo dopo.